Per quanto riguarda alla mia destra c'è la dottoressa Laura Perna, che è una, poi ve lo dirò, è una specializzanda di chirurgia generale dell'Università di Tor Vergata. E alla mia sinistra invece c'è Martina Fiore. Di Fazio. Ah, allora ho sbagliato. Martina Di Fazio, che è la responsabile del servizio di endoscopia digestiva della clinica. Si può? Sì, sì. Posso incominciare? Perfetto. Allora, abbiamo voluto organizzare questa conferenza stampa con voi, soprattutto perché quello che andiamo a dire oggi, se riportato come farete presso i nostri concittadini, sicuramente contribuirete molto a prevenire un argomento e affrontare bene un argomento come quello dei tumori, che è un argomento che purtroppo in questi ultimi anni in incremento interessa molte persone, molte famiglie, anzi direi che non c'è famiglia che non possa più annoverare un caso di neoplasia al suo interno. Potrei dire come titolo di quello che può essere questa conferenza stampa che i casi di tumore sono in aumento, ma il cancro è sempre più curabile. Questa affermazione non è mia personale ovviamente, ma nasce dall'analisi degli ultimi risultati che sono stati proposti nel 2023, le ultime analisi dell'AIRTUM, che in sigla vuol dire Associazione Italiana Registro Tumori. Va detto a proposito che ci sono parecchie province, compresa quella di Latina, che hanno un registro tumori dove vengono annoverati tutti i casi che si verificano, e insieme a uno studio che ha fatto l'AIOM, che è l'Associazione Italiana di Oncologia Medica. Ora, i dati di queste associazioni, di questi due soggetti, sono dati che fanno riferimento all'ultima analisi del 2023, quindi recentissima. E che cosa si è riscontrato? Si è riscontrato che rispetto al 2020 abbiamo registrato purtroppo 18.000 casi in più di tumore. Questo è il perché io ho iniziato dicendo i casi di tumore sono in aumento. Ora, per capire la motivazione per cui noi abbiamo registrato rispetto al 2020 18.000 casi in più di tumori, potremmo trovare tutta una serie di spiegazioni. Qualcuno potrebbe dire, ma oggi con tutte le tecnologie che ci sono è più facile fare la diagnosi di tumore. Questo è vero, però la verità è che il numero dei casi è aumentato soprattutto per due fattori fondamentali che vanno giustamente considerati. Il primo fattore è quello del Covid. Durante il periodo Covid c'è stata una sospensione o uno slittamento di tutte le campagne di screening, motivo per cui c'è stato un ritardo diagnostico, cioè dei tumori che andavano diagnosticati in questi due anni non sono stati diagnosticati, sono stati diagnosticati dopo, e quindi ecco che possono giustificare senza ombra di dubbio il fatto che oggi ci siano 18.000 casi in più. Ma c'è anche da fare un'altra considerazione che ci porterà poi ad approfondire ulteriormente il discorso, ed è quello della popolazione. Noi sappiamo che il tumore è molto legato all'invecchiamento. Perché è legato all'invecchiamento? Perché il tumore non è altro che il risultato di numerose mutazioni genetiche che si accumulano all'interno della cellula nel tempo, finché a un certo punto la cellula non è più in grado di ripararsi e nasce la cellula neoplastica. Questo fenomeno richiede ovviamente del tempo, ed ecco perché il tumore è una malattia dell'invecchiamento. Ovviamente più la fascia di età dove il tumore è più frequente, che è quella che va tra i 70 e a seguire degli anni, più la popolazione invecchia, più aumenta la corte di quella gente che ha l'età giusta o più o meno quella più frequente dove incide il tumore. È quello che sta succedendo adesso in Italia. Voi tutti sapete che noi siamo una popolazione in invecchiamento dove la quota
di vecchiaia e sta aumentando progressivamente, questo vuol dire quindi che ci aspettiamo più casi di tumore. Ecco perché è aumentato il numero dei casi di tumore. Ma, come voi avete sentito all'inizio, mi sono permesso anche di dire che il cancro è sempre più curabile. E questo è vero. Perché è sempre più curabile? Perché noi, ovviamente, riusciamo attualmente, oggi, soprattutto con il trattamento del paziente neoplastico, a poter offrire tutta una corte di cura che va dal trattamento chirurgico a quello chemioterapico a quello radioterapico, quindi trattiamo oramai in maniera multidisciplinare ogni neoplasia, cerchiamo addirittura di essere mirati nel trattamento che noi facciamo dei tumori. Per esempio, noi qui in clinica abbiamo un gruppo di circa 600 pazienti che riguardano tutti affetti operati per tumore dal 2018 ad oggi, per i quali su tutti questi pazienti abbiamo proposto un accurato studio addirittura delle mutazioni genetiche del loro tumore per potergli garantire eventualmente, se fosse stato necessario, anche l'immunoterapia. E ciò cosa ci porta a dire? Ci porta a dire che a distanza di 5 anni dall'intervento parecchi di questi sono vivi, stanno bene, sono addirittura usciti fuori dalla malattia stessa. Quindi è effettivamente più curabile, oggi è più curabile il tumore, perché si può giovare di trattamenti terapeutici addirittura specifici dal punto di vista genetico per ogni singolo tumore. Noi sappiamo che i tumori vengono da mutazioni genetiche. Se andiamo a studiare queste mutazioni, possiamo dare a quel paziente la terapia specifica per lui. Quindi sono cose estremamente interessanti, estremamente importanti. Questo ci porta ovviamente a far presente, come dato che potrei dire di grande rilevanza, di introdurre per voi giornalisti, ma anche per chi ci vi leggerà o vi ascolterà, il concetto della prevalenza, che in medicina non è altro che il numero di persone che sono vive dopo una diagnosi di tumore e il rapporto con le persone che ogni anno hanno il tumore. Quindi, se noi andiamo a rapportare questi due fattori, cioè a quante persone facciamo diagnosi di tumore e quante sono vive dopo la diagnosi di tumore, ci accorgiamo che in Italia la prevalenza, che dipende quindi dalla sopravvivenza e dall'incidenza dei nuovi casi di tumore, è corrispondente niente poco di meno che a 3,7 milioni. Cioè attualmente in Italia abbiamo 3,7 milioni di persone che sono in vita dopo che hanno avuto una diagnosi di tumore. Dico questo per farvi capire che se noi abbiamo un aumento della prevalenza, vuol dire che i tumori sono effettivamente più curabili. E questo è un punto, diciamo, che sicuramente va affermato. Però ora questo elemento che ho potuto, tra le altre cose, verificare e constatare con un gruppo omogeneo di pazienti operati da me di neoplasia, e quindi sono un bel gruppo operato in questa struttura, ho potuto riscontrare che anche nella nostra casistica c'è una netta corrispondenza di ciò, e questo è molto importante e molto utile, perché significa che tu puoi garantire comunque un trattamento chirurgico, ma soprattutto un globale trattamento grazie alla collaborazione che noi abbiamo con gli oncologi del Don Svizzero di Formia e grazie alla collaborazione che abbiamo con le anatomie patologiche che ci consentono di poter fare questi studi genetici, abbiamo avuto anche noi dei risultati, e dei risultati che direi che sono molto incoraggianti e sono uguali, corrispettivi a quelli che si ottengono in tutte le parti, nei centri più importanti, sia italiani che europei. Ma c'è da fare tuttavia un altro discorso, un discorso che è estremamente importante e che probabilmente viene fuori da un'affermazione e da un articolo che è uscito molto recentemente su una rivista scientifica che si chiama Lancet, che è una delle più importanti per quanto riguarda l'oncologia,
e che dice che praticamente fa un'altra affermazione altrettanto importante come quella che abbiamo fatto all'inizio, cioè ci dice che ogni anno si potrebbe evitare, attenzione, il 40% dei decessi per tumore. Cioè praticamente si è studiato e si è visto che si può evitare il 40% dei tumori. In che modo? Semplicissimamente, ve lo vado subito a spiegare, attraverso quella che noi in medicina chiamiamo la prevenzione primaria e la prevenzione secondaria. Allora, per quanto riguarda la prevenzione primaria, essa può essere definita come quelle che sono le abitudini o le malsane abitudini di vita, che tengono conto di vari fattori che possono incidere sulle mutazioni genetiche, perché la mutazione avviene se tu perseguiti per anni, per mesi, per giorni delle pessime abitudini di vita. Le abitudini di vita da evitare sono chiaramente quelle che riguardano l'alimentazione, l'alcol, il tabagismo, la vita sedentaria, l'assenza di consumo della frutta, della verdura, oppure quelle che sono le situazioni ambientali sulle quali però il singolo individuo può interagire molto poco, perché se tu vivi in una città molto inquinata oppure vivi in un ambiente di lavoro molto inquinato, è chiaro che tu personalmente puoi fare poco, però la società invece, chi ci governa, può fare tanto per quanto riguarda il discorso della prevenzione primaria. Ora guardate che queste abitudini per esempio, vi faccio una banalità: sulle bevande alcoliche il 42% in Italia ha dichiarato di non consumarle, però c'è un 17% di italiani che ne fa un uso eccessivo. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la vita sedentaria: ci abbiamo più del 30% della popolazione in Italia che fa una vita sedentaria. Il sovrappeso è 3 persone su 10 e solamente 1 su 10 è addirittura obeso. Solo il 7% degli italiani mangiano frutta, le loro 5 porzioni di frutta al giorno, tanto per dirvi qualcosa. Il tabagismo, che è strettamente legato con il tumore del polmone, tenete conto che purtroppo il 22% della popolazione italiana ne consuma più di un pacchetto. Ora, questo fatto che sta incidendo in maniera notevole sul concetto di favorire le mutazioni genetiche. I giovani, purtroppo, soprattutto per quanto riguarda le bevande alcoliche, stanno un pochino esagerando. E quindi il concetto dello sprezzino, che me lo bevo e non succede nulla, non è vero proprio per niente. Perché cosa stiamo osservando come fatto estremamente negativo? Vi ricordate che all'inizio vi ho detto che il tumore è una malattia dell'invecchiamento, dell'anziano? Adesso noi stiamo notando che purtroppo la fascia di età in cui insorge il tumore si sta drasticamente abbassando, cioè mentre prima ti veniva il tumore a 70 anni, adesso 60, 50, 55, e questo è un altro aspetto negativo di tutto il discorso. Come possiamo fronteggiare tutto questo e stare dietro al bellissimo articolo di Lancet, che chi ha la possibilità di andarselo a guardare? Io ne sto facendo solo una sommaria sintesi, però lo invito veramente ad andare. È il discorso che fa riferimento invece a quella che è la cosiddetta prevenzione secondaria, cioè stiamo parlando dello screening. Che cos'è lo screening? Lo screening non è altro che scegliere una fascia di età e far sottoporre ad alcune indagini questo paziente per poter fare precocemente una diagnosi di tumore, perché tutti sanno, si è visto che una diagnosi precoce porta a fare una diagnosi di un tumore in una fase iniziale e quindi a migliorare le prospettive di curabilità di quel paziente e anche di guarigione, perché l'obiettivo nostro è la guarigione. E oggi la guarigione, cioè non avere più riprese di malattia dopo 5 anni di trattamento, se ne è tanto parlato ultimamente sull'oblio oncologico, non so se sicuramente l'avete sentito parlare, di praticamente permettere a una persona che ha avuto un tumore, passato 5 anni non c'è più niente, non sei obbligato quando vai a fare un mutuo, vai a fare qualsiasi altro tipo di operazione a dire: ah, io ho avuto un tumore. No, oblio oncologico,
guarisci, sei guarito. Anche dopo 5 anni sei guarito. Però per fare questo ovviamente devi mettere nelle condizioni di poter essere operato in una fase precoce. Non è casuale il fatto che per esempio per il tumore del seno, dove c'è una forte adesione alle campagne di screening, adesso è iniziato in tutta la provincia, ma in tutta Italia, il cosiddetto ottobre rosa, a 5 anni dal tumore abbiamo in vita più dell'85% delle pazienti, per dirvi. Ma lì c'è una forte adesione. Non possiamo dire purtroppo altrettanto per quanto riguarda gli altri screening, e questa è la nota dolente. Lo dobbiamo dire, è una nota dolente. Perché succede tutto ciò? Perché probabilmente non c'è una cultura, manca la cultura dello screening. Gli screening che sono attualmente in atto nella regione Lazio, vi faccio un esempio, sono quelli per il tumore del seno, per il colon retto e per i tumori della cervice uterina. Tenete conto che, per esempio, ritorniamo al discorso del seno, prima era da 50 a 74 anni, nel mese di ottobre la regione Lazio ha abbassato l'asticella, 45-49. Cosa vuol dire? Che in questo mese tutte le donne, e questo lo dovete dire, perché se non lo dite la gente non lo sa, questo è il punto critico per me. Cioè a volte noi facciamo delle cose meravigliose ma non le sa nessuno. Le donne tra 45 e 49 anni possono tranquillamente aderire alle campagne di screening in maniera tale che loro possono andare a fare le indagini presentandosi tranquillamente prenota smart, per esempio, sul sito Salute Lazio. Facendo in questo modo loro vanno a fare tranquillamente lo screening sul tumore del seno, anche in una fascia di età che non rientra tra l'età tra 50 e 74. Se andiamo ai tumori dell'utero, tra 25 e 64 anni è la fascia di età dello screening. Il colon retto, e qui fate attenzione, che è tra 50 e 74 anni, in America, proprio per quel discorso che facevo prima, dell'età e più recente, l'hanno abbassato niente poco di meno di 5 anni. Però, nota dolente, provincia di Latina, soprattutto quest'area geografica del sud, perché anche il nord sta messo male, intendiamoci, in Latina viaggia intorno tra il 30 e il 35% di adesione, ma qui stiamo ancora più bassi. Ora, se l'obiettivo dell'Europa nel 2025, l'obiettivo dell'Europa è del 90% di adesione alle campagne di screening, e qui siamo al 30%, voi potete chiaramente capire che quello che dice Lancet, che puoi evitare il 40% delle cose, siamo nettamente lontani. Questa è stata una lunga premessa che ci porterà però a fare due considerazioni fondamentali. La prima, che attualmente all'interno di questa struttura, che è la clinica, come voi sapete, polispecialistica dei Costa, Casa del Sole, abbiamo fatto un'operazione, al di là dei casi che vi ho detto prima, per i quali facciamo lo studio genetico, abbiamo due cose fondamentali che vi devo dire, che vi avrebbe detto direttamente Maurizio, ma purtroppo oggi lui non era presente, quindi mi ha dato la delega per poterlo dire. Primo, il livello di qualità raggiunto dalla clinica è talmente alto che abbiamo fatto di recente una convenzione, niente poco di meno che con l'Università di Tor Vergata, una convenzione per la quale l'Università, vista la qualità e la quantità delle prestazioni e dei risultati che si ottengono in questa struttura, ci manda semestralmente a frequentare i nostri reparti gli specializzandi in chirurgia generale. Vi potrei dire, l'ho detto prima della conferenza, in epoca pre-conferenza, che gli specializzanti in chirurgia generale sono pochi, difatti solo il 50% dei posti messi a disposizione vengono coperti dagli studenti, dai medici che vogliono fare i chirurghi. Quindi già il chirurgo in sé per sé rappresenta una figura rara. Ecco, in questa rarità questi medici specializzati vengono inviati in questa struttura a frequentare, quindi questa è una cosa di grande prestigio. Quanti giovani? Ce ne mandano due persone per volta,
E io ho il piacere di presentarvi Laura Perna, e oltre a Laura Perna, che vengono chiamati MIF, sono medici in formazione specialistica. E questa è una cosa estremamente importante. Se vedete, l'altra è Giorgia Baldini, che oggi non è qui, e dopo di loro verranno altri. Questa è una cosa estremamente interessante. Altra cosa che volevo dirvi, prima che voi possiate fare qualsivoglia domanda, e lo faccio molto volentieri soprattutto per liberare la nostra Martina Di Fazio, che è la responsabile del servizio di endoscopia, perché sempre con Maurizio Costa mi ha detto che sta mettendo giù, sentendo anche lui moralmente questa necessità di aiutare di più lo screening in questo territorio. Stiamo cercando di mettere su un programma che non vuole essere né sostitutivo assolutamente con quello che già svolge il Servizio Sanitario Nazionale e l'ASL, ma vuole essere un ulteriore apporto sul territorio, visto la scarsezza dell'adesione, e consisterà nel fare anche noi soprattutto degli esami di sangue occulto nelle feci, la cui ricerca è fondamentale per stabilire o meno se dopo si deve fare una coloscopia. Tutti i pazienti che faranno questo esame lo faranno ovviamente gratuitamente, senza spendere una lira, e se verranno positivi faranno anche una coloscopia gratuitamente, senza spendere una lira ovviamente, perché voi sapete che il concetto generale dello screening è che è gratis, e se c'è bisogno faremo anche il trattamento. Esami? Sangue occulto nelle feci, tutto parte da lì. Si fa prima il sangue occulto nelle feci. Ovviamente noi dobbiamo far capire alla gente che fare oggi una coloscopia, e questo è il motivo per cui fra poco Martina ci lascia, ma non si sente nulla, perché qui in clinica si fanno in sedazione. Questa era la seconda notizia importante che prende spunto da questa conferenza. Vedete che tutto è collegato. Abbiamo fatto questo, studiamo così i nostri pazienti, in tutto il mondo succede questo, questi sono i dati nazionali, questa è la prevenzione primaria, questa è la prevenzione secondaria, questo è quello che fa la clinica. Quindi tutto il mio discorso è logico e ha un senso. Ci vuoi spiegare meglio? Scusami. Ora vi spiego tutto. Questa seconda progettualità. Ti spiego tutto quello che vuoi, però devo liberare Martina, che il caposala sopra c'è un reparto vuoto. Dimmi, se qualcuno vuole fare domande sulla coloscopia... No, se ci puoi spiegare questo progetto, questo secondo progetto, come si concretizza? Adesso te lo spiego, però prima facciamo la domanda a Martina. Volevamo chiedere alla dottoressa Di Fazio, sì, come accolgono i pazienti adesso il fatto che c'è una sedazione per l'endoscopia digestiva? Le richieste sono aumentate. Sì, hai ragione, chiedo scusa. Allora, le richieste sono aumentate perché comunque le persone si sentono più serene ad effettuare un esame in sedazione, e questo agevola sia il paziente perché comunque sta tranquillo, l'ansia è minore, e anche comunque l'endoscopista che effettua l'esame in modo più tranquillo. Mentre invece quindi è aumentato il numero dei pazienti che si prestano a questo, perché comunque spesso le persone preferiscono farlo in sedazione, perché comunque senza sedazione è molto fastidioso, è un tipo di esame molto fastidioso. Ci si trova spesso al combattere con falsi miti su questi esami? Qual è la parte complicata? Cioè, si riesce a far capire al paziente che non sentirà nulla, che magari... Inizialmente no, però poi comunque al risveglio devono rifare un'altra volta. Si devono fidare. Quindi si affidano volentieri. Poi c'è anche un passaparola, che è molto importante. Ecco, Martina, sei completamente liberata. Volevo anche aggiungere che la coloscopia in corso di screening, cioè quella che fai al paziente che risulta positivo al sangue occulto, è una coloscopia che richiede alte professionalità, e noi abbiamo diversi colleghi endoscopisti, dal dottor Rogera all'altro, come si chiama? Forte, al dottor Forte, al dottor Cicci,
Circonse, di Cicco, Circonse, insomma, per ricordarli tutti, poi se mi dimentico qualcuno lo faccio apposta, e Nocella. Quindi abbiamo un'equipe di colleghi che fanno l'endoscopia digestiva, devono essere preparati perché, e molto attenti, perché ovviamente sono di solito delle coloscopie operative, cioè se c'hai un polpo va tolto, quindi non è che puoi demandare dopo. Se fai una coloscopia in corso di screening devi essere ben attrezzato, tenendo conto quindi dell'importanza sia della qualità di chi la fa, della struttura. Non si fa lo screening negli studi privati, tanto per farvi capire, perché se bucano il colon o succede un incidente non va bene, non è previsto proprio dalle linee guida. Quindi in itinere durante la coloscopia si può intervenire? Si deve intervenire, okay. Non si può, c'è un'alta probabilità. Spiego un attimino il meccanismo dello screening. Lo screening del calcolo del colon retto consiste in questo: ti arriva la lettera di invito per fare il sangue occulto nelle feci. Una volta che hai fatto il sangue occulto devi portare il campione dove ti dice la ASL, farmacia, un punto di raccolta. Fatto questo viene esaminato, se viene positivo al sangue occulto vuol dire che tu perdi del sangue dal tuo apparato digerente, quindi ti chiamano e ti dicono lei deve fare la coloscopia questo giorno a quest'ora e ti danno la preparazione. Il paziente quel giorno e quell'ora si presenta dove ha detto la ASL di fare la coloscopia, fa una coloscopia che però, data la previsione che era positivo il sangue occulto, si prevede che c'hai un polipo, un adenoma o qualche volta purtroppo già un cancro, e quindi deve essere una coloscopia risolutiva del problema che ha provocato la perdita ematica. Se io ho un polipo me lo togli, se ce l'ho due me ne togli due, non so se ho reso l'idea. In cui noi faremmo, per ritornare alla tua domanda, quello che deve essere il progetto è in fase di studio, quindi io ora in assenza di Maurizio non ti so dare i numeri esatti, però ti so dire, esprimere quello che lui sta cercando di organizzare. Cioè lui vuole, visto e considerato che in questa provincia, soprattutto nella nostra zona, l'adesione è veramente bassa, indecentemente bassa, tanto per migliorarla dovremmo sicuramente coinvolgere non solo voi giornalisti che scrivete sopra il giornale, mandate a fare sta benedetta screening che vi salva la vita e la pelle, però anche i medici di base dovrebbero aiutarci molto, perché i pazienti sono loro. È l'anello debole della situazione. E potrebbe essere, dico tutti dobbiamo lavorare di più, anche io oggi sto facendo prevenzione, no? Cioè io oggi sto facendo una campagna informativa sanitaria. E prendo spunto dalla clinica, dai risultati, dai pazienti operati e quant'altro. Allora l'idea del dottor Maurizio Costa, con il quale spesso abbiamo scambi di opinione su queste situazioni qua, perché lui sa quando ci tengo io alla chirurgia oncologica e mi supporta in tutti i modi possibili e immaginabili, discutendo tra di noi lui mi ha detto sai Gianni, forse metto giù un bel progetto col quale farò sangue occulto nelle feci gratuitamente, adesso a chi, campioni, quanti, come, dove, non lo so, sicuramente i campioni saranno esaminati qua da noi perché noi abbiamo il nostro laboratorio d'analisi, quelli che sono positivi verranno chiamati gratuitamente, si farà la coloscopia come si fa nello screening. Questo non è una volontà di sostituirsi allo screening, ma ha solamente il significato di supporto, e questo è quanto. Ora non mi chiedi di particolari, devi chiedere a Maurizio, appena che lo farà verrà dichiarato e verrà fatto. Noi abbiamo una i tempi probabili? Ma non lo so, sarà anche a breve, probabilmente molto a breve. È gratuito questo esame del sangue occulto? Ma tutto deve essere gratuito, sì, perché sì, si sì. Chiama screening, se no non è un supporto. Poi la conoscenza. Che abbiamo? No, però la scopia è gratuita. Tutto, dalla A alla Z è gratuito, quindi deciderà lui i tempi, i modi e le cose. Per quanto riguarda invece la convenzione con l'università, è una cosa bellissima che è in atto già da parecchio tempo, più di 6 mesi, non si era mai trovata l'occasione per parlarne, e io ho avuto l'onore di parlarne io, ma
ovviamente è un motivo di orgoglio da parte di Costa e di com'è. Quando potrebbe durare questa convenzione? Le convenzioni durano tutto il tempo che chi le stipula trova reciproco vantaggio, non c'è una. No, è aperta e rinnovata. Ogni anno ci mandano due specializzate. Sono aperte. Sono convenzioni che quando tu le stipulisci. Dal 1 novembre di ogni anno, all'inizio dell'anno accademico, ha una bella durata nel tempo e durerà tutto il tempo che l'università è obbligata a tornare o la clinica polispecialistica o di tutte le cose. Quindi finalmente si allarga il grande raccordo anulare, cioè si va oltre il raccordo anulare. Sì, ma guarda che l'università è interessante, che vedi, finché l'università che ha delle sedi, tipo la Sapienza, che ha una sede istituzionale con una facoltà di medicina latina, sì, ho capito, per me, io non sono abituato a dire quelli sono belli, quelli sono brutti, noi siamo più belli, no, però la realtà è questa, fino ad oggi gli universitari, gli specializzati, accedevano alle nostre strutture sanitarie, latina, formia, ma terracina soprattutto, per un semplice, e l'Icot addirittura, perché c'era l'università, capito? La Sapienza di Roma con la sua facoltà di medicina, e quindi questo dava un senso logico, no? Io sono uno studente di medicina, è chiaro che frequento questa provincia. Qui il discorso è diverso, fai attenzione, qui è Tor Vergata, che non ha nessuna sede qui universitaria riconosciuta, che ha deciso, vedendo i risultati, l'importanza della clinica e quant'altro, di prendere i suoi specializzati in chirurgia generale e mandarci da noi a far pratica, a vedere. Quindi siamo a un livello è molto più importante, cioè una cosa seria, non è l'università che ha scelto noi. È l'università che ha scelto noi. Quindi se volete fare qualche domanda alla mia bellissima dottoressa Laura Perna, di 29 anni, accomodatevi pure, siate brevi perché dopo dobbiamo andare a operare. Ah sì, hai ragione, tu sai sempre il problema. Tu hai sempre il problema. Perna, scusate un attimo, tieni, tutto tuo. Grazie. Scatenatemi. Sì. Io vi dico solo che in Italia i chirurghi, a disposizione 700 posti di chirurghi, solamente la metà ha deciso di fare il chirurgo. Ho detto tutto. Una domanda, così, io l'ho già conosciuta perché mi ha presentato Maurizio. Lei da quanto tempo è qui? Io ho iniziato il 1 novembre dell'anno scorso, quindi sono 11 mesi che sto in 2023, questa 1 novembre 2023. Sì. È una specializzante? Ah sì, una specializzante del primo anno, e insieme alla mia collega siamo state le prime a essere state mandate in questa struttura. L'altra collega si chiama Giorgia? Giorgia. Sì. Baldini. Sempre di dove lei? Di Roma. Sempre di Roma? Sì, tutte e due. Quindi è già iniziato, non devi iniziare. È finito? No, ha finito. Non lo so. Iniziato e adesso va via l'ordine. Di questo sta andando, in effetti. Ci pensavo invece ad una convenzione da attuare, invece già esecutivo. Infatti noi siamo persone che amiamo, almeno Maurizio Costa. Tutti i costi, apparteniamo a quella fascia d'età che va dagli anni 50-55. Noi prima lavoriamo, prima facciamo, poi parliamo. Ha capito bene? Cioè, noi ci vantiamo di noi abbiamo fatto, sono passati già 6 mesi, ma ne arriva un altro. Però buoni, tranquilli, lavoriamo, vediamo come va, se sono contenti, se hanno imparato, perché poi vengono interrogati non da noi, ma soprattutto dai loro professori, che gli danno degli schedari, che cosa hai fatto, quante volte sei andato in sala operatoria, che interventi hai fatto tu, come hai partecipato, come ti è sembrato l'ambiente, cioè non è uno scambio a volume se bene, ecco, tanto per farvi capire. Questo percorso a cosa porta poi, diciamo, questo percorso dopo Costa, che cosa porta? Allora, ogni anno è previsto la frequentazione in un reparto o in una struttura differente. Nel mio caso, a partire da novembre, frequenterò il reparto di chirurgia epatobiliare dei trapianti a Tor Vergata. Quindi verrò rimandata alla struttura. Mentre la mia collega, la dottoressa Baldini, è stata mandata alla breast unit, quindi chirurgia mammaria, sempre a Tor Vergata.
e ogni anno, più o meno in questo periodo, ci viene riferito la nuova struttura che poi andremo a frequentare. Dottoressa, scusi, quanto dura la specializzazione? 5 anni. Quindi lei adesso ha fatto il primo anno, cioè, esatto. Quindi di farne altri 4. E non sa dove andare a fare. Sì, sì, lo sta dicendo. Torna alla casa madre. Ogni volta gli danno una nuova sezione. Adesso il suo prossimo sarà, dato che a Tor Vergata, loro provengono da una facoltà dove si fanno trapianti, quindi lei andrà nel reparto dei trapianti epatica. Poi dopo andranno, se mai, in chirurgia avanzata laparoscopica, chirurgia d'urgenza. Cioè, si fa tutto il percorso, come si faceva pure all'epoca nostra. Certo. Senta, ci faccia le sue considerazioni, scusa, su questo primo anno. Non dica tutto bene bene, se no... tutto bene bene. Lei deve dire la verità, ma tanto non è quello che dice tu adesso, mi conta. Quello che dice anche la domanda di Salvatore, di Saverio, sul passaggio tra il momento della laurea e la specializzazione, quindi com'è stato questo passaggio in specializzazione, questa scelta anche difficile, perché comunque è un settore molto complesso e tra l'altro uno dei motivi, professore, lei mi conferma, per cui non ci sono chirurghi è per via di tutti gli accidenti legali che arrivano ultimamente ai medici, addirittura alle percosse, siamo arrivati anche a picchiare i medici, quindi chiaramente io capisco che c'è una sorta di paura e di prudenza, no, nell'operatività. E quindi volevo sapere com'è stato questo passaggio per voi. Allora, io mi sono laureata a marzo dell'anno scorso e la specializzazione l'ho iniziata a novembre. Nel periodo tra la laurea e l'inizio della specializzazione ho lavorato come sostituta del medico di base e mi è capitato anche di fare qualche guardia medica. Nel passaggio alla specialistica, diciamo, questo mondo è un po' cambiato, in cui comunque è diventato, diciamo, un lavoro a tempo pieno, mentre prima era più una cosa occasionale. Però comunque è stato mi sono trovata meglio rispetto a prima, perché comunque era una cosa che volevo fare, ecco. Sicuramente più motivante e più appassionante anche. Quindi l'esperienza di questi 6 mesi qui alla Chirurgia Costa? Sono stati così lunghi. Un anno. Come primo anno, quasi un anno, sì. Sì, e come primo anno, essendo comunque solamente due di noi, è stato anche più facile l'acquisizione delle nozioni, e anche a livello pratico, perché comunque eravamo noi a fare tutto quello che si poteva fare, mentre invece in una struttura un po' più grande, dove comunque ci sono altri specializzanti come me, a pari livello, diciamo, aumenta il livello di competizione, quindi diventa più difficile riuscire a fare anche qualcosa. Quindi una forte responsabilizzazione, quindi una accelerata anche, diciamo, sì, un conseguimento di una certa, esatto, professionalità, giusto? Esatto. Io sono da solo, quindi devo fare tutto da solo. Quindi... Esatto. Sì, sì, ma soprattutto maggiore frequenza di partecipare attivamente agli interventi. Io mi ricordo che all'epoca mia, quando ero specializzando, alla clinica chirurgica di Roma, del Policlinico, per vedere gli interventi che faceva all'epoca Valdori, ci dovevamo mettere sopra la specie di sala operatoria dove c'era lo specchio sotto, sì, tu guardavi da là, perché non potevi manco immaginare che cos'era la sala operatoria universitaria, capito? C'è tanta gente dentro, non è che tu ti lavi tutte le volte e partecipi come aiuto per l'intervento, quindi maggiore opportunità dal punto di vista anche pratico, diretto, certo, è molto operativo. E come io proprio ricordo che il Policlinico di Tor Vergata ha i reparti che sono tutti uguali, no? C'è proprio la simmetrizzazione dei reparti, perché quando gli operatori cambiano reparto riescono ad orientarsi facilmente. Però mi chiedevo, c'è stata una differenza, diciamo, chiaramente cambiando da Tor Vergata, venendo qui, c'è stata un'ambientazione anche proprio pratica nell'acquisizione della vita quotidiana, diciamo. È stato più semplice ambientarsi rispetto invece a Tor Vergata, dove è facile comunque perdersi tra i corridoi, ti perdi. Anche a livello sociale l'ambiente è stato differente, perché comunque a Tor Vergata, essendo tanti, nessuno si ricorda mai dell'infermiere che è passato. Invece qua comunque ci conosciamo tutti, ci chiamiamo per nome, vogliamo per nome, è stato prima, esatto, più familiare. Voto da 0 a 10 su dottor Baiano?
No, io faccio un'altra domanda diversa. A livello di logistica, ragazza di Roma, dove regata è una scelta facilissima, quasi logica, no? Venire a Formia, quindi scegliere anche di tagliare un po' idealmente un cordone ombelicale, quanto è pesato e soprattutto quanto è stato difficile? Ah, questo per lei è la domanda? Sì, sì. Ok, vai, dire la risposta. Allora, inizialmente... Fini conto che Marco ti può aiutare. Mi ha fatta rimanere un po' così, perché... La faccia a Marco, la Marco Costa la domanda. Faccia questa domanda a Marco Costa, la può aiutare. Marco è un uomo grande di essere mandata di la verità. E no, basta dire la verità, nella vita bisogna sempre dire la verità. Però comunque, conoscendo il mio primario di Tor Vergata, lui diciamo favorisce molto queste iniziative, questo tagliare diciamo il cordone ombelicale, infatti lui ha deciso di mandare noi proprio perché stavamo a Roma e ci siamo entrambe laureate all'Università di Tor Vergata, per cui questa è stata la motivazione che lo ha spinto a mandarci in una struttura esterna. Poi una volta arrivate ovviamente il tempo di ambientarsi e poi comunque ci siamo trovate bene. Contatto con la provincia. Sì, tutti poi sono stati molto ospitali, ci hanno subito introdotte nell'ambiente lavorativo e anche sociale. E non è stato diciamo, neanche difficile integrarsi, anche perché comunque quando ci è stata data la notizia era già stato messo tutto a disposizione, quindi era, nel giro di poco tempo è stato possibile fare questo trasferimento. Okay. Fra un mese tornerà nella sua Roma. Un bel bagaglio di esperienze. Niente più duro. Senta, professore, invece, quanto incide il fatto che l'alimentazione, no, i prodotti che noi mangiamo sono... Incide moltissimo. A livello di mutazioni incide moltissimo. Ora, io ho fatto solo un discorso di quello che può essere la prevenzione cosiddetta primaria, e ho fatto riferimento alle abitudini alimentari, del fatto che la gente ovviamente dovrebbe cercare di evitare di abusare di alcuni alimenti. Però c'è anche la manipolazione appunto, però purtroppo ritorniamo al discorso ambientale oppure ritorniamo al discorso del luogo di lavoro. La prevenzione primaria a volte non dipende neanche da noi, perché tu vai a comprare un qualsiasi alimento, anche crudo, una verdura, che però dopo è stata a sua volta inquinata, e allora ovviamente diventa un gran bel problema. Cioè, e questo vale per tutti i prodotti che noi andiamo a prendere, quindi bisogna fare molta attenzione. Qualcuno dice, vabbè, ma noi io faccio la spesa a chilometro zero, non vuol dire assolutamente nulla. E qui a chilometro zero potremmo parlare delle mozzarelle, che ci hanno messo in crisi con la terra dei fuochi. Potremmo dire che in alcuni territori si è visto specificamente un aumento dell'incidenza dei tumori, soprattutto dell'apparato gastrointestinale, e questo vale per tutta la provincia di Caserta e parte di Mondragone e parte anche di Formia, perché noi siamo purtroppo in quest'area, in quest'ambito, in quest'area, e quindi l'inquinamento avviene anche attraverso le falde di acqua, soprattutto se sottoterra c'è stata schifezza e non sappiamo quanta ce n'è ancora, e quindi, e anche se tu ti lasci trarre in inganno da dire questo è un prodotto biologico, non significa nulla, perché chi veramente sa di biologia, non io, certo che sono chirurgo, ma ho chiesto agli esperti, non vuol dire nulla, perché basta che il vicino di terra con l'aria ti butta il coso e tu o stai isolato proprio da solo a chilometri e chilometri di distanza, se no inquina tutto, sia l'acqua che l'ambiente. Quindi questo ulteriore incremento di inquinamento, e faccio riferimento, ragazzi, facciamo attenzione soprattutto anche alle plastiche, perché qua stanno uscendo articoli terrificanti su quelle che sono le plastiche. E le plastiche le ritroviamo nei vasi, nei nostri vasi, nelle nostre coronarie, il che vuol dire che noi nell'alimentazione che facciamo ingeriamo la plastica, che non è altro che la stessa plastica che abbiamo buttato noi come inquinante. Perché se io trovo la plastica dentro al pesce è perché la plastica è arrivata nel mare, e come ci è arrivata nel mare? Attraverso il fiume, sicuramente. Quindi il ciclo si chiude, questo è un ecosistema di danno, non un ecosistema di benessere.
bisogna fare attenzione, ecco perché tutte le campagne di prevenzione primaria e di sensibilizzazione ai comportamenti fatti ai cittadini dovrebbero essere a partire dall'educazione civica delle scuole elementari, insomma, secondo il mio punto di vista. Se deve cominciare da quando sono piccoli, cioè i cartoni animati che fanno vedere il pesciolino che muore perché c'è la rete di plastica che lo fa morire soffocato, allora il bambino che va all'asilo dice no, la plastica non va bene, ecco, da lì si deve partire. Se no non arriviamo veramente a nessuna la parte. La prevenzione primaria va di pari passo con la tutela ambientale. E certo, ma la tutela ambientale fa parte, la tutela ambientale fa parte integrale della prevenzione primaria, e però non dipende dall'individuo, ecco, però dai comportamenti dell'individuo e della società nel suo insieme, sì. Io non posso decidere se forma una città inquinata sì o no, io personalmente. Non incido sull'inquinamento, però posso fare la parte mia, per dire, no? Evitare di sgommare, cercare di andare a piedi quando non posso prendere la macchina, cioè posso incidere, ma non risolvere il problema. Il problema è che tutti quanti insieme risolviamo i grandi problemi. Infatti diceva un pescatore di Formia che loro ultimamente hanno pescato i polpi all'interno di copertoni di gomme trovati, perché dice l'acqua del nostro territorio non è l'acqua ad essere inquinata, ma sono i fondali che sono pieni di rifiuti, e quindi i polpi stanno nel copertone delle gomme, noi ci mangiamo i pezzi di copertone e gomme. Ma noi abbiamo i rifiuti nel mare e i copertoni vengono generalmente dai fiumi, dagli affluenti dei fiumi. Non ipotizziamo la persona che prende la gomma, se la mette in barca e la butta a mare, funziona dai fiumi, è da lì che tutta la schifezza del mare poi viene spostata. È chiaro che è un problema di una serietà enorme, ma va affrontato a livello proprio mentalità, politica, tutto il resto, perché sennò il Lancet può ben dire io risparmio 40% di morti umane. Sapete che è un'unità di incendio, è un risparmio, la prevenzione è un risparmio per la sanità. Risparmio sociale si chiama risparmio anche economico, non solo sociale, perché risparmiamo in vite umane, risparmiamo in perdite di giornate lavorative, in spese sanitarie per fare le diagnosi e gli accertamenti, quindi è un bel risparmio, non è un risparmio da niente. Tenete conto che una coloscopia, che vi voglio dire, ha un costo per la società. Un intervento chirurgico per tumore del colon, che adesso io e la dottoressa andiamo a fare prima che ci sparano quelli sopra della sala operatoria, ha un altro costo. Cioè, i costi sono proprio non paragonabili. Un intervento di colon costa 12-13 mila euro, quell'altro te la cavi con poche centinaia di euro. Quindi, perché? Vedete che differenza che c'è? Per non parlare poi di tutte le terapie che devi fare dopo. L'università l'ha mandata qui, quali sono state le sue considerazioni al termine di questo anno di specializzazione? Ora ne seguiranno altri tre. Diciamo che ormai giunta al termine di questo anno di specializzazione posso dire che affermare che comunque è stato un bel bagaglio culturale in cui ho potuto imparare tantissime cose, molto di più rispetto invece a una struttura più grande e con più specializzandi. Io e la mia collega, che oggi non è qui presente, quindi abbiamo la dottoressa Giorgia Bardini, abbiamo avuto modo di poter imparare tantissime cose, di poter partecipare anche a tantissimi interventi, tra cui anche con il dottor Baiano. E la nota positiva di questa esperienza è che comunque ogni cosa che c'era da imparare siamo state le uniche e le prime a poterlo fare, e anche confrontandoci ha dovuto fare anche assumendosi personalmente le proprie responsabilità, giusto? Esatto, ho dovuto assumermi personalmente le responsabilità, e comunque un altro fatto positivo di questa esperienza è stato anche il fatto che non siamo state abbandonate.
Essendo comunque due, c'è stato sempre qualcuno che ci ha potuto seguire molto da vicino e quindi comunque c'è stato un grande appoggio sia per, a livello lavorativo e a livello morale. Ecco, qual è stata, ce lo dica, un anno trascorso fuori casa in una struttura, in una realtà provinciale come Formia? Sicuramente farà parte del suo bagaglio professionale in futuro, no? Sì, sicuramente farà parte del mio bagaglio. Quindi anche magari da inserire su un curriculum in un futuro per un nuovo lavoro, qualcosa insomma del... Ma è vero che lei è un po' rammaricata, è un po' pentita di tornarsene a Roma? Sì, sono molto dispiaciuta e mi mancherà sicuramente questa struttura. Cosa le mancherà del professor Giovanni Baiano? Ce lo dica. il suo umorismo. La sua bravura, peraltro. Anche la sua bravura. Professor Baiano. Tornerai in villeggiatura qui almeno. Sì, sicuramente. Penso proprio di sì. Allora, professore, questa iniziativa con l'Università Tor Vergata, tra le più importanti d'Italia, come la legge, sì, ma soprattutto hanno scelto la Clinica Costa, soprattutto per gli altissimi livelli di assistenza che nel frattempo sono stati perseguiti, no? Assolutamente sì, è una convenzione che nasce proprio dal riconoscimento della qualità delle prestazioni che vengono effettuate all'interno della struttura e soprattutto non solo della qualità ovviamente, ma anche della quantità. Non dimentichiamo che questa è uno dei principali azionisti della chirurgia oncologica di tutta la provincia di Latina, cioè nel senso che qui si fanno veramente tantissimi interventi e con ottimi risultati, come voi potete tranquillamente verificare addirittura personalmente se andate sul sito della Regione Lazio, dove vengono indicate tutte le prestazioni di tutte le strutture, in particolar modo per la chirurgia oncologica, come vi ho avuto già modo di dire. Dal 2018 facciamo degli studi molto approfonditi su quelli che sono le mutazioni genetiche dei tumori per garantire ai nostri pazienti un trattamento chemioterapico proprio specifico per il loro tipo di neoplasia. Una conferenza stampa per ribadire come sia importante la prevenzione. Si muore ancora troppo, ma si potrebbe morire di meno se ci fosse più impulso appunto a quello che si chiama screening. Qual è lo stato dell'arte in questo comprensorio in provincia di Latina, professor Baiano? Sì, ora glielo dico subito. Lei ha perfettamente ragione, la rivista scientifica più importante di oncologia, Lancet, dice che se tutti aderissero alle campagne di screening e alla prevenzione primaria, noi riusciremo a ottenere un 40%, niente poco di meno, di morti in meno per tumore in tutto il mondo. Detto questo, qui purtroppo lo screening, quindi la prevenzione secondaria, ha un'adesione molto bassa, intorno al 30-40%, molto molto bassa. L'obiettivo dell'Europa è circa il 90% nel 2025 e noi abbiamo forse dei dati migliori unicamente per un tipo di tumore che è quello della mammella, e questo grazie proprio a... la battaglia che si fa sulla prevenzione anche dal punto di vista mediatico, coinvolgendo il maggior numero di associazionismo possibile e anche di iniziative importanti. Adesso attualmente è l'ottobre rosa, come voi saprete, e quindi è proprio il mese dedicato alla prevenzione del tumore della mammella, e per questo tipo di tumore su una fascia di età che va dai 45 ai 49 anni, la Regione Lazio ha permesso anche a questa fascia di età di donne che non appartengono alla fascia dello screening di poter partecipare anche loro ai vari test in maniera del tutto gratuita. Quindi cosa dobbiamo dire ai cittadini? Aderite alle campagne di screening, perché solamente aderendo alle campagne di screening ci permettete di fare una diagnosi precoce, a volte preclinica, del tumore e permettere a voi di raggiungere il nostro obiettivo, che è di farvi guarire. Intanto è in fase di allestimento, di definizione, un altro progetto per quanto riguarda la prevenzione che riguarda la colonoscopia, professor Baiano. Sì, assolutamente. Il progetto della clinica, sì. Intendeva dire sì. Nell'ambito del tumore del colon retto c'è lo screening del cancro del colon retto, al quale purtroppo aderiscono veramente meno ancora persone degli altri screening, perché la gente ha il pregiudizio della colonoscopia, la paura della colonoscopia e quant'altro. Lo screening si basa ovviamente sulla positività al testo
del sangue occulto, solo chi è positivo al sangue occulto poi dopo farà la coloscopia per vedere qual è la causa. Qui si farà gratuitamente. Ecco, la clinica ha intenzione, attraverso Maurizio Costa, che è il diciamo non solo il responsabile della clinica, ma anche ha una competenza anche come direttore sanitario e soprattutto come patologo medico, ha pensato che sarebbe stato opportuno e importante, visto i dati scadenti di adesione, di creare un progetto all'interno della clinica. Questo progetto, che ha una base gratuita, ovviamente non potrebbe essere diversamente, non ha nessuna voglia di sostituirsi allo screening, ma semplicemente di affiancarlo e agevolare una categoria di persone alle quali verrà sicuramente offerto la possibilità di fare al nostro interno il sangue occulto nelle feci, seguito poi da un esame coloscopico, ma tutto completamente gratuito. È solo un affiancamento che noi vogliamo fare per dare un input, se non altro. A volte basta anche dare la notizia che è importante farlo e che noi lo facciamo per un certo periodo gratuitamente, lo facciamo volentieri, che la gente legge e forse si sensibilizza di più. Hai spiegato perché sono aumentati i casi di tumore in generale? I casi di tumore in generale sono aumentati principalmente, potremmo dire, per tre motivazioni. La più semplice, che tutti ripetono, è quella che oggi è più facile fare la diagnosi visto la nuova tecnologia, ma non è solamente questo. Sono aumentati perché da un lato c'è un maggiore invecchiamento della popolazione e noi sappiamo che il tumore è una malattia dell'invecchiamento, e quindi quella corte di persone dove c'è massima incidenza rappresenta sempre un numero maggiore, e questo vuol dire che saranno di più le persone che presenteranno tumore. Poi sono anche aumentati perché indubbiamente durante il periodo Covid tutte le campagne di screening sono state o sospese o hanno avuto importanti slittamenti con ritardo diagnostico. In conclusione c'è stato un incremento di casi di tumore registrati nel 2023 maggiore rispetto al 2020.